Buongiorno a tutti e ben ritrovati. È passata una settimana dall'inizio della nostra azione di affermazione civile con la semina di un semino appunto di cannabis in terra. In questa settimana ci sono arrivate tantissime domande che oggi gireremo ai nostri avvocati, a Giulia Crivellini, tesoriera di Radicali Italiani. Buongiorno Giulia. Buongiorno a te e a tutti. E abbiamo con noi anche Raffaele Minieri, avvocato e membro della direzione di Radicali Italiani. Buongiorno Raffaele. Buongiorno, buongiorno. Bene, andrei subito alle domande e ci chiedono una sintesi un po' di quello che hanno deciso le sezioni unite della Corte di Cassazione. Lo chiederei a Giulia, ci aiuti a capirne un po' di più? Sì, è una sentenza lunga e anche complessa, quindi una sintesi è difficile, però proveremo in pillole a dare delle indicazioni. Questa sentenza è importante anzitutto perché arriva dalle sezioni unite, quindi va a dirimere dei contrasti che si erano creati tra diverse sezioni della stessa Cassazione e afferma, partiamo da qui, afferma un principio importante perché ci dice che non rientra nel connotato di punibilità penale quella condotta di coltivazione domestica per autoconsumo, quindi per finalità di consumo personale. Ma questo è il principio di riferimento e si discosta, come dicevo, da un indirizzo passato, in particolar modo quello del 2008, che invece riteneva qualsiasi attività di coltivazione di cannabis punibili penalmente. Partiamo dal perché, brevemente, dal perché si discosta da questo precedente, del 2008. Ritengono le sezioni unite che questa, appunto, affermazione del 2008 debba essere rivista. Per quale motivo? Perché in passato si riteneva a livello giurisprudenziale che la coltivazione, a differenza della mera detenzione di sostanza stupefacente, fosse un'attività suscettibile sempre di creare una nuova e non predeterminabile disponibilità di stupefacente. Eppure, dicono le sezioni unite, che questa affermazione non si attaglia, quindi non può riguardare, non è vera, rispetto alle coltivazioni domestiche di minime dimensioni, che vengono intraprese con l'intento di soddisfare delle esigenze di consumo personale. Perché, dicono le sezioni unite, perché queste attività hanno per definizione una produttività ridottissima e quindi non sono suscettibili di aumentare in maniera significativa la provvista di stupefacente. Quindi questo in sintesi è il ragionamento logico che viene seguito dalle sezioni unite per distinguere un'attività di coltivazione, diciamo, ingente, ma tecnicamente industriale, tecnico-agraria, dalla coltivazione invece domestica per uso personale, quindi non per finalità di cessione. Quando quindi un'attività di coltivazione non è punibile penalmente? Quando ricorrono, indica la Cassazione, sei indicatori che devono coesistere tra loro e sono la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica, quindi non industriale. Terzo punto, la rudimentalità delle tecniche che vengono utilizzate dal coltivatore domestico. Quattro, lo scarso numero di piante. Quinto indicatore, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività di coltivazione nell'ambito del mercato illegale degli stupefacenti. E sesto indicatore che si lega l'oggettiva destinazione all'uso personale esclusivo del coltivatore. Quindi, principio di diritto per quella motivazione, quando è non punibile, quando, secondo la Cassazione, vi sono questi sei indicatori che, ripeto, devono coesistere tra loro. Quindi anche il venir meno di uno, ad esempio il numero invece elevato di piante, potrebbe invece escludere che quella attività venga considerata non punibile penalmente, invece a quel punto rientrare in una condotta penalmente punibile.
Quindi è una sentenza importante e è una sentenza importante anche per la provenienza. Viene non da una sezione singola della Cassazione, ma viene dalle sezioni unite, che sono l'organo più alto della giurisdizione di legittimità in Italia e che, come è stato rilevato anche da alcuni commenti immediatamente successivi, forniranno anche un'importante linea di interpretazione per tutti i tribunali, non solo per le sezioni semplici, ma anche per i tribunali di merito, perché forniscono una chiarificazione su quali sono le attività penalmente punibili e quali invece non lo sono. Quindi alla luce di queste motivazioni non possiamo dire che ora è legale in Italia coltivare cannabis. Purtroppo non possiamo dire che coltivare è legale in Italia. La sentenza dà dei parametri, dei paletti abbastanza stringenti, come diceva e come ci spiegava Giulia, e quindi alla tua domanda la risposta è ancora reato coltivare in Italia, è previsto dall'articolo 73 e provoca le conseguenze ivi descritte, quindi una pena che può andare da 2 a 6 anni oltre la multa, laddove venisse considerata una fattispecie di lieve entità, una pena che va da 6 mesi a 4 anni. Questo è importante averlo chiaro, anche per il senso della campagna che è stata lanciata. La pronuncia non elimina il reato, è una decisione dei giudici. Nel nostro ordinamento, le decisioni dei giudici, anche se provengono da un organo così importante come la Cassazione e nella sua massima forma di espressione, cioè le sezioni unite, non è una pronuncia che vincola il giudice che potrebbe ritrovarsi a dover giudicare un ragazzo con 2 piante di marijuana, il quale potrebbe anche dissentire dalle conclusioni delle sezioni unite perché il dettato normativo continua ad essere quello per cui coltivare è reato. Quindi sulla base di questa consapevolezza possiamo però dire anche dall'altro lato che se la coltivazione ha gli indici sintomatici che raccontava Giulia, con quelle caratteristiche si può auspicare una pronuncia assolutoria o si può auspicare un passaggio ancora precedente che in sede di perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri, gli stessi, comunicando la loro attività al pubblico ministero, si rendano conto in quel momento, immediatamente in quel momento, che effettivamente quel tipo di coltivazione è analoga a quella descritta dalla Cassazione e quindi non si proceda neanche penalmente, quindi non si arrivi ad un giudizio penale che costringa quindi un giudice a pronunciarsi anche in senso assolutorio per la persona che ha subito la perquisizione. Però, come vedete, il problema è l'arbitrarietà che c'è dietro le valutazioni, perché alla domanda quante piantine posso coltivare non c'è una risposta. Alla domanda che cosa è una tecnica di coltivazione rudimentale non c'è una risposta definita, perché quello che può essere rudimentale per me potrebbe non essere rudimentale per il carabiniere che è venuto a casa o per il giudice. Ma in più le sezioni unite dicono, fanno questo passaggio e dicono appaia destinata in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. Già l'utilizzo del verbo appare in via esclusiva crea un meccanismo per il quale se tu stai coltivando e per cederlo anche gratuitamente al tuo amico del cuore, al tuo coinquilino, quel tipo di condotta non è in via esclusiva e potrebbe, per uso personale, potrebbe non apparire tale sin dal momento in cui ti vengono a fare la perquisizione. Quindi, altra cosa che ci chiedono, un procedimento penale potrebbe partire comunque. Sì, Matteo, il procedimento penale c'è un'elevata possibilità in questo momento che parta, quindi si avviano delle indagini, ma che si possa arrivare in una fase di giudizio nella quale, posto che c'è un elevato grado di probabilità di essere assolti, però sarà necessario dimostrare che quella coltivazione era rudimentale, che quella coltivazione era in via esclusiva per uso personale. Su questo, guardate, c'è un problema e sarà un problema culturale. Che cosa può
essere un indice sintomatico di un uso non personale? A questa domanda possono esserci molte risposte. Avere delle bustine di confezionamento per separare i quantitativi, avere un bilancino per pesare i vari quantitativi, potrebbe essere automaticamente considerato la prova che quell'uso non è esclusivamente personale, perché se tu dividi la sostanza in più bustine e pesi quelle bustine, potrebbe essere considerata, qui su questo c'è l'arbitrarietà della valutazione, delle bustine che sono finalizzate allo smercio, così come la circostanza per la quale da casa tua salgono e scendono più persone potrebbe essere considerata la prova che tu non coltivi soltanto per te, perché una piantina sarebbe per te sufficiente, invece ce n'hai due, come era nel caso di specie delle sezioni unite, se non ricordo male, ma anche tre o quattro piantine potrebbero dire che tu potrebbero segnalare che tu hai un uso che non è di tipo strettamente personale, perché anche ti ripeto, la cessione gratuita agli amici rappresenta un reato. Quindi, se quella coltivazione può apparire anche soltanto lontanamente tale, può creare un procedimento penale, può portare alla necessità di dover dimostrare, perché purtroppo nel sistema, diciamo, dobbiamo ragionare in senso anche opposto a quello che ci insegnano, cioè della presunzione di innocenza, sarà necessario. Perché su quello c'è un onere, viene definito onere allegatorio, sarai tu a dover in qualche modo dare dei supporti rispetto alla tua tesi. E vedete che è particolarmente complicato dimostrare di non aver voluto coltivare per altri. Come faccio a dimostrare che non ho voluto coltivare per altri se questa roba si poggia sulla bustina, sul confezionamento, sul bilancino? Perché in sede di perquisizione questi potrebbero essere elementi che indicano un uso non esclusivamente personale. Quindi da questo punto di vista direi che ad oggi alla tua domanda, e perciò effettivamente strettamente collegata, è reato, sì, è ancora reato. Può partire un procedimento penale? Sì, può partire un procedimento penale con un discreto grado di probabilità, così come ritengo che però, e questo in senso, diciamo, da confortare, ci sia un elevato grado di probabilità che i giudici di merito si conformino all'orientamento della Cassazione e quindi molti di questi procedimenti troveranno, diciamo, una pronuncia assolutoria. Se posso fare un breve commento rispetto a tutto quanto di preciso diceva Raffaele, è proprio per quello che lui ci dice che diventa essenziale oggi che l'iniziativa, la battaglia sia rivolta al legislatore. Perché se è vero che pronunce come questa hanno un apporto, contribuiscono ad avere un apporto chiarificatore importante, è pur vero che una sentenza a qualsiasi livello, a maggior ragione della Corte di Cassazione, non è in alcun modo equiparabile ad una legge. E quindi è per questi motivi, è per queste continue zone grigie che, nonostante questa sentenza, continueranno ad esserci, che diventa ancor più urgente, essenziale l'intervento del legislatore. Grazie Giulia, hai fatto bene a ricordare che il nostro obiettivo è quello del legislatore, della discussione della proposta di legge popolare Legalizziamo che aspetta in Parlamento dal 2016. Ma veniamo a un'altra domanda. Ipotizziamo che tutti i punti delle sezioni unite vengano rispettati, non si incorre quindi nella sanzione penale, ma in quella amministrativa. In che cosa consiste quindi questa sanzione amministrativa? Dici bene perché, lo ha chiarito anche la Corte di Cassazione, l'attività di coltivazione domestica, per uso personale, con quegli indicatori che abbiamo richiamato, se, astrattamente non risulta punibile più dal punto di vista penale, continua a essere sanzionata e sanzionabile in relazione all'articolo 75 del testo unico stupefacenti, che elenca le sanzioni amministrative. Quindi passiamo dal piano penale a quello, ben più lieve, ma comunque molto importante e incisivo, delle sanzioni amministrative. Rimane una sanzione amministrativa in relazione, dice, la Corte di Cassazione, alla detenzione della sostanza stupefacente anche in seguito ad un'attività di autocoltivazione. Quindi chi viene trovato in possesso
di sostanza stupefacente per uso personale oggi è punito dal punto di vista amministrativo. In cosa consiste questo procedimento che è descritto dal testo unico stupefacenti? È un procedimento amministrativo che io provo a racchiudere in quattro fasi. La prima attività è quella della elevazione della contestazione, quindi le forze dell'ordine faranno un verbale a chi viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti e si presume appunto l'uso personale. La seconda fase del procedimento è quello più interno alle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine inviano, dopo averle chiaramente prelevate, la sostanza stupefacente affinché venga fatto un esame tossicologico per provare che si tratti di sostanza drogante, e quel verbale di contestazione viene inoltrato al prefetto del luogo di residenza del soggetto a cui viene elevata la contestazione. Terza fase è quella relativa al prefetto, che provvederà a comunicare a chi ha ricevuto questa contestazione una convocazione per sentire la parte, l'interessato. E a quel punto per decidere che tipo di sanzione e per quanto durerà quella sanzione che eventualmente verrà elevata. Quali sono le sanzioni che possono essere elevate? Si parte dalle ipotesi più lievi. Può esserci un'ipotesi di archiviazione del procedimento amministrativo o di mero invito a non tenere più quella condotta. Queste ipotesi lievi, quindi con l'archiviazione o con un mero monito, riguardano le ipotesi di soggetto che per la prima volta si trovi davanti a una contestazione di questo genere. Altre invece possono essere più gravi, le contestazioni per chi, tra virgolette, è recidivo, cioè per chi è già stato interessato da sanzioni di questo tipo, e possono essere la sospensione per un determinato periodo di tempo, e dipende dalla gravità della condotta, di quattro tipologie di documenti: la patente di guida, a chi viene contestata il possesso e si trova alla guida di una macchina, di un motoveicolo, verrà immediatamente ritirata, sospesa la patente, verrà fatto il fermo del veicolo. Chi invece appunto non si trova in questa circostanza potrà invece essere interessato dalla sospensione della patente o dalla sospensione del passaporto. Se si tratta di persona straniera, la sospensione del permesso di soggiorno, e per chi lo abbia anche la sospensione del porto d'armi. Nell'ipotesi in cui uno non abbia la patente di guida, può essere irrogata come sanzione il divieto per un certo periodo di tempo di conseguirla. Un ultimo punto veramente importante per chi ci ascolta è il ruolo della difesa, cioè quando vi dovesse essere venir contestata una sanzione di questo tipo, ricordatevi che è vostro diritto produrre documenti e memorie difensive per far valere le vostre ragioni in relazione alla tenuità, ad esempio, della condotta tenuta, alla sporadicità della condotta tenuta. Questo è un vostro diritto, è bene farlo entro 30 giorni dal verbale. Non è un termine, diciamo, perentorio, però è consigliabile farlo entro 30 giorni, quindi comunque chiedere anche l'assistenza di un legale e inoltrare al prefetto queste vostre memorie difensive. E sono tante le persone che in questa settimana ci contattano perché vogliono unirsi alla campagna iocoltivo.eu e ci chiedono cosa rischio. Dal punto di vista penale si rischia l'iscrizione della notizia di reato, quindi l'apertura di un procedimento penale nei confronti di chi inizia una coltivazione. È per questo che per noi è essenziale che vengano seguite alla lettera le indicazioni che in qualche modo vengono date da questa campagna e che seguono il ragionamento di diritto che viene fatto dalle sezioni unite. Quindi una coltivazione domestica esclusivamente per uso personale con determinati connotati. Questo abbassa di molto, come abbiamo detto, i rischi non tanto dell'iscrizione quanto di una condanna. E poi rimangono come rischi quello che abbiamo detto in relazione alla
condotta di detenzione di sostanza stupefacente, quindi la possibilità che venga elevato un verbale di contestazione, che si apra un procedimento amministrativo con le conseguenze comunque importanti in termini di possibile sospensione di documenti come la patente di guida o il passaporto per un determinato periodo. È per questo che anche come campagna Io Coltivo abbiamo deciso di mettere in piedi un vero e proprio team legale che possa offrire assistenza sia in relazione alle informazioni, alle domande che ciascuno ha, sia in relazione poi al seguire quello che potrebbe accadere quando qualcuno dovesse essere fermato. E invece l'ultima domanda per Raffaele, ci chiedono e cosa rischia quindi chi convive con noi? Non ritorno quindi sui rischi, diciamo, che ci sono, perché il più blando è, come giustamente diceva Giulia, quello di tipo amministrativo, che comunque, per esempio, comporta l'iscrizione al sistema informatico delle forze dell'ordine, anche se non è reato, quindi non sporca la fedina penale, ma c'è comunque un archivio, che registra questo tipo di violazioni. Si può ottenere poi la cancellazione con il diritto all'oblio, diciamo, quindi superati solitamente il termine indicato nei 5 anni, quindi si può ottenere una cancellazione. Quindi questo è il rischio più banale, poi ovviamente diciamo gli altri di cui abbiamo già parlato. Sicuramente però ecco la domanda che fai sui coinquilini, su chi vive all'interno dello stesso spazio e che è consapevole di questa attività criminosa è rilevantissima, perché è vero che la coltivazione può essere contestata in forma concorsuale, ma perché vi sia un concorso nel reato di qualcuno è necessario dare un contributo morale o materiale effettivo. Quindi la mera connivenza, detta in termini tecnici, cioè il fatto di sapere che un altro sta commettendo questo reato, e quindi il mio coinquilino, mio figlio, mio fratello stanno commettendo questo reato, non implica né un obbligo di denunciare il coinquilino e la persona che abita con noi, né comporta automaticamente la estensione della responsabilità penale di quel tipo di coltivazione. Quindi in eventuale perquisizione sicuramente non potrà essere estesa la responsabilità penale di quella coltivazione ai genitori o a altre persone, salvo non vi siano degli elementi concreti da cui far desumere un concorso. Quindi se io coltivo all'interno della mia stanza o sul balcone della mia stanza, è ovvio che la contestazione sarà elevata a me, salvo non vi siano elementi sintomatici di un concorso in questo tipo di attività di coltivazione. Un consiglio potrebbe essere, banalmente, per avere una maggiore garanzia, è quello di attaccare un'etichetta vicino alla piantina, le piantine con il nome di chi sta coltivando. Questo ma per uno scrupolo maggiore di base mi sentirei di dire che, diciamo, le persone che convivono non devono temere che vi sia un'estensione della responsabilità penale. Bene, queste erano le domande che abbiamo raccolto fino ad ora in questa prima settimana. Un ringraziamento speciale a Raffaele Minieri e a Giulia Crivellini che sono stati insieme a noi. Se avete altre domande, lasciatele qua sotto nei commenti. Non dimenticatevi di condividere questo video con i vostri amici, di lasciare un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per seguire le prossime iniziative e il proseguio di questa campagna.